Buongiorno a tutti, sono Luca Niasprimbergo, Regional Manager Southern Europe per Geffen Europe. Siamo qui ad Amsterdam per ISE 2014 e in questa parete vedete alcuni dei nuovi prodotti che Geffen presenta. In questa sezione diamo attenzione particolare ai prodotti con supporto alla nuova risoluzione 4K o Ultra HD. Geffen offre un'ampia gamma di soluzioni per la distribuzione di segnali 4K, partendo dai semplici splitter 1.2, 1.4 e 1.8, passando per switcher, 4 ingressi e 1 uscita, fino a matrici di vario formato, dalla 4x2, 4x4, 6x2 e 8x8. Tutti questi sono prodotti con interfaccia HDMI, con supporto alla risoluzione Ultra HD 3840x2160. Questo è bene precisarlo con le limitazioni degli attuali chipset HDMI 1.3 e 1.4, ovvero 4K a 30 Hz se vogliamo la piena profondità colore o 4K a 60 Hz accettando una leggera perdita di colorimetria con un campionamento 4.2.0. Interessante notare e sottolineare che la gamma di extender che Geffen ha sempre offerto, e quindi gli extender basati su HD base T, sia light 70 metri che pieni a 100 metri, hanno già il supporto alla risoluzione 4K. La particolarità ulteriore dei nuovi prodotti è che oggi guadagniamo il supporto all'interfaccia Ethernet per il controllo e quindi possiamo fare controllare agli integratori i nostri prodotti anche da altre apparecchiature di controllo, quali AMX, Crestron, RTI, eccetera, senza obbligarli a utilizzare una connessione seriale. 4K è sicuramente una delle tematiche di cui si parla all'ISE di quest'anno. Geffen è pronta per darvi supporto nella distribuzione di questa tipologia di segnali. Sempre nella gamma di prodotti nuovi e degni di attenzione che presentiamo qui all'ISE abbiamo una famiglia di nuovi processori video. Partiamo dalla unità più semplice, che è una matrice HDMI 4x4 con funzionalità seamless. La matrice è dotata di 4 scaler indipendenti per i 4 ingressi HDMI e vi permette di fare commutazione senza interruzione di segnale durante l'instradamento dei segnali. Come gli altri prodotti che vedremo in seguito, anche qui il controllo è quello che Geffen definisce total control, ovvero possibile sia con pulsanti frontali che potete vedere, telecomando infrarosso in dotazione, connessione seriale RS232, ma anche, forse più versatile, tramite una connessione Ethernet sia con comandi Telnet che con accesso al web server di cui è dotato. Della stessa gamma di prodotti fanno parte il controller video wall che vediamo in questa sezione, una macchina apparentemente semplice ma molto versatile che permette di realizzare una interessante soluzione video wall in configurazione 2x2 utilizzando economici televisori. La macchina prende un segnale HDMI e lo scompone nelle 4 sezioni da mandare ai rispettivi 4 monitor e permette di controllare anche il bordo e quindi permette di mantenere le proporzioni dell'immagine anche in presenza di televisori con un bordo non proprio contenuto come i classici economici non professionali. L'ultimo elemento che vediamo in questa rassegna è il Multiviewer. È una macchina che è dotata di 4 ingressi HDMI che compone in una singola uscita, permettendovi di regolare in modo assolutamente libero le 4 finestre nelle quali posizionare l'immagine. Avete la possibilità di definire fino a 15 preset completamente personalizzati, richiamabili facilmente con pulsanti frontali o con comandi seriali o VIP. Anche questa macchina è configurabile tramite il browser integrato con il quale definite tutte le caratteristiche del layout grafico che volete poi visualizzare. Altro tema importante coperto all'IBC è la disponibilità di prodotti che permettono di fare distribuzione di segnali video e anche altri segnali, come vedremo a breve, su una rete IP. Geffen affronta questo mondo permettendo agli integratori di utilizzare una normale rete Ethernet Gigabit per distribuire un segnale Full HD 60 Hz 1080p con eventualmente la codifica multicanale tipica dell'HDMI. Si tratta di una soluzione basata su 3 copie di dispositivi, trasmettitore e ricevitore rispettivamente VGA, DVI e HDMI, che aprono nuovi interessanti scenari. Oltre alla normale connessione punto-punto trasmettitore-ricevitore, possiamo con questa soluzione avere diverse soluzioni, per esempio partendo da una configurazione uno a molti, in cui un singolo trasmettitore in modalità multicast manda l'immagine a un numero elevato di ricevitori, con un limite teorico di 65.000 ricevitori, senza occupare particolare banda, perché la banda è dettata solamente dal numero di ricevitori. Altra configurazione possibile: più trasmettitori e un solo ricevitore. In questo caso esce la connotazione del sistema, che è pensato per applicazioni KVM, e quindi ho la possibilità
di controllare una workstation di lavoro utilizzando anche la connessione USB con la quale gestire tastiera, mouse o altre apparecchiature. In questa configurazione avere più trasmettitori e un solo ricevitore mi permette di controllare più server o più macchine di lavoro da una singola postazione operatore. Ennesima possibilità, posso gestire configurazioni molti a molti, in cui si introduce il concetto che Geffen definisce la matrice virtuale. Posso avere più trasmettitori e più ricevitori e gestire in modo assolutamente virtuale tramite software la combinazione tra il ricevitore e il trasmettitore. Utilizzando software di controllo esterni o applicazioni sviluppate dal cliente, posso inviare comandi ai ricevitori per dirgli di passare da un trasmettitore ad un altro trasmettitore, realizzando così la matrice virtuale. Interessante sottolineare che questi prodotti sono pensati con l'applicazione KVM in mente, quindi offrono una latenza particolarmente bassa, siamo al di sotto dei 50 millisecondi, quindi meno di un frame, il che rende il ritardo assolutamente impercettibile anche nell'uso di tastiere e mouse. Questo è bene precisarlo, è importante perché nel confronto con soluzioni della concorrenza che si attestano sui 500-600 millisecondi, capite l'attenzione che Geffen ha posto nell'ottenere massime prestazioni da questa soluzione. L'ultimo prodotto che voglio presentarvi in questa sessione da ISE 2014 è il nuovo extender wireless HDMI. Geffen ha riproposto un nuovo prodotto che si appoggia alla frequenza di 60 GHz che permette di avere sufficiente banda per fare una trasmissione senza compressioni. In questo caso ovviamente si riduce la distanza, copriamo solamente 10 metri che sono però più che sufficienti in molte applicazioni nelle quali non è possibile cablare o posare cavi HDMI. La parte ecolarità interessante di questo prodotto è che, non dovendo fare compressione, si arriva ad avere una latenza veramente contenuta, quella che Geffen definisce la latenza prossima a zero. Siamo al di sotto dei 20 millisecondi di latenza, il che rende questo extender perfetto anche per applicazioni in cui c'è bisogno di una reale prontezza di riflessi, per esempio le applicazioni sparatutto. La soluzione 60 GHz con il corto raggio di cui è dotata, solamente 10 metri, dicevamo, vi garantisce anche zero interferenze nel caso di applicazioni in cui più extender vengono utilizzati in stanze adiacenti per realizzare l'estensione tra, per esempio, un sistema di proiezione e la sorgente.